È grande la devozione che la città di Milazzo manifesta verso il proprio compatrono, San Francesco di Paola, che è animata da un forte senso religioso e ha deciso di celebrarlo con una cerimonia che prevede la posa della statua del santo nei fondali dell'area marina protetta di Capo Milazzo. San Francesco, durante la sua vita, ha sempre avuto un legame caratteristico con il mare. È così che è nata la grande devozione che la gente di mare in Italia, ma anche in altre parti del mondo, ha per il santo di Paola. Proprio per questo motivo, Papa Pio XII, accogliendo le preghiere provenienti da ogni parte d'Italia, proclamò San Francesco di Paola celeste patrono della gente di mare il 27 marzo 1943. Padre, tu solo sei santo. L'avvenimento più straordinario e strepitoso è il miracolo del passaggio dello stretto di Messina sul suo mantello. L'eremita Francesco, in viaggio verso Milazzo, arrivato sul lido di Catona, nei pressi di Reggio Calabria, assieme a due suoi confratelli, chiede al nocchiero Pietro Coloso un passaggio per carità sulla sua barca. Il barcaiolo chiede di essere pagato. Francesco si appella alla carità di Dio, che è la causa per cui ha intrapreso il viaggio verso la costa messinese. Il marinaio risponde che senza soldi non gli avrebbe dato il passaggio. San Francesco, per nulla turbato da tali parole, si inginocchia e comincia a pregare. Terminata la preghiera, si alza e benedice il mare, stendendo il suo mantello a mo' di barca per intraprendere il viaggio verso le coste siciliane. L'uomo di mare è da sempre esposto alle forze avverse della natura e ai gravi pericoli che possono andare dalla caduta in mare, all'affondamento dell'imbarcazione, agli incendi, agli improvvisi cambiamenti del mare. San Francesco, come gli uomini di mare, non si è mai arreso davanti ai pericoli, ma li ha affrontati con la forza della fede in Dio. È la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cittadini milazzesi hanno voluto dimostrare la loro devozione e il loro affetto nell'assistere dalla baia di Sant'Antonio alla posa della statua dell'amatissimo santo sui fondali di Capo Milazzo. Abbiamo voluto questa cerimonia perché da 2 anni non si faceva più la processione di San Francesco. Abbiamo preferito fare allora una cerimonia a mare e stiamo immergendo all'interno, di fronte alla Torre del Palombaro, come ben vedete, la statua di San Francesco che diventerà un punto di attrazione per il turismo religioso e per il turismo marino della Baia di Sant'Antonio. Cerimonia prende il via su iniziativa dell'area marina protetta, di cui fa parte il Comune di Milazzo, anche l'Università di Messina e l'Associazione Mare Vivo, ed è stata voluta perché comunque all'interno dell'area marina protetta c'è la necessità anche di avere un simbolo, una rappresentanza religiosa forte della nostra città, e chi meglio di San Francesco, e lo stiamo vedendo anche oggi attraverso la presenza di tantissime barche, di tantissime persone a mare, può dare questo senso del nostro territorio all'interno dell'area marina protetta. Cosa rappresenta San Francesco di Paola per i cittadini milazzesi? Rappresenta il punto d'incontro di tutte le culture che si sono venute a creare qui a Milazzo. Milazzo è una città che vive di tantissime riunioni di persone che arrivano un po' da tutte le parti del territorio siciliano. Grazie all'avvio della raffineria, Milazzo si è improvvisamente vista catapultata in una dimensione totalmente diversa e cresciuta rapidamente. Per cui ognuno ha delle proprie attività, dei propri pensieri, dei propri modi di vivere, ma quando si parla di San Francesco diventa il punto d'unione di tutti, il Santo Padre, cosiddetto Santo Pace, come diciamo noi qui a Milazzo, diventa il punto d'unione di tutte queste culture, di questi modi di vivere diversi, quindi rappresenta veramente l'unità della nostra città.